Ancora una volta ci hai negato la vittoria. Quante volte ti ho detto che inseguire quella ragazza non poteva portare nulla di buono? Non saremmo in questa situazione se tu fossi rimasto concentrato. Basta! Sei solo capace di provocare e insultare. Non so che cosa tu abbia in mente, ma so che non mi fido più di te. E mi pento di averlo fatto. Ma io sono pieno di buone intenzioni. Ho imparato cosa significa essere nobile. E non è ciò che sei tu. No, egoista bastard. Ti ho sopportato per troppo tempo. Stai zitto. Lasciami fare il mio dovere. E poi vedremo che cosa fare di te. Ah sì, dimenticavo chi è che comanda. Ascoltami, principe. Guardati intorno. Siamo in un pozzo, ma senti l'acqua. La vedi? Ne senti l'umidità? Beh, non c'è. Il visir l'ha prosciugato. Per quanto credi che riuscirai a mantenere la salute e il controllo del tuo corpo? Tic-tac, principe. Tic-tac. Sete, ti senti all'asciutto? Eh? Ti sto distraendo? Il tempo è prezioso, il tempo fugge. Il tempo è qualcosa che non è. Vuoi bere qualcosa? La spada di mio padre.
Che cosa ci fa qui? Oh, per favore! Pensavi davvero di trovarlo vivo? Dopo tutto quello che hai passato, hai ancora speranze? Padre, cosa ho fatto? Cosa vuoi fare ora? Cercare altra sabbia? Riavvolgere di nuovo il tempo? O magari puoi tornare all'isola al tempo in cui potevi salvarlo? E magari soccorrere da Damigella in ambascia lungo la strada? No! Sì, è vero. Ero proprio come un bambino. Ingenuo e arrogante, sempre a cercare di correggere i miei errori. Non ho mai voluto accettare le conseguenze delle mie azioni. Mai più. Accetto ciò che ho fatto e tutto ciò che ne consegue. Cosa succede? Non hai acqua? Come hai? Non hai più nessun potere su di me. Sparisci! Torna nella buca d'inferno che ti ha sputato e non disturbarmi mai più! È da qui che devo riprendere la storia, se ci interrompiamo. Bene, questo è un buon punto da cui ricominciare il racconto.